Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Comunico che è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la riunione degli uffici di presidenza che sta per iniziare e che la presidenza del Senato ha fatto preventivamente in senso. Abbiamo in audizione l'autorità garante della concorrenza e del mercato relativamente all'atto europeo, il COM 660-2021. Abbiamo mezz'ora di tempo, cioè fino alle 13.30, comprensivo di 5 minuti per eventuali domande alla fine, quindi do la parola al capo di gabinetto dell'autorità, la dottoressa Maria Tuccillo. Prego e buongiorno. Buongiorno Presidente, onorevole Presidente, onorevoli senatrici e senatori. Vi ringrazio per aver offerto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l'opportunità di esprimere la propria opinione in merito alla comunicazione della Commissione europea in materia di prezzi di energia. L'esame dell'atto comunitario adottato lo scorso 13 ottobre cade in un momento particolarmente delicato per l'economia europea e consente all'autorità di affrontare alcune questioni sulle possibili misure per contrastare l'aumento dei prezzi di energia, nonché di chiarire il proprio ruolo e i margini del proprio intervento rispetto al fenomeno cui assistiamo da mesi. È noto che a partire dalla primavera del 2021 si sta sperimentando a livello mondiale una fase di forte crescita dei prezzi delle materie prime energetiche ed in particolare del gas naturale e delle quotazioni di diritti inquinanti da CO2 sui mercati regolamentati per l'acquisizione dei diritti inquinanti. L'aumento del prezzo del gas a sua volta ha generato un corrispondente aumento del prezzo di energia elettrica all'ingrosso, particolarmente severo per un paese come l'Italia, nel quale la produzione di energia elettrica, nonostante una quota elevata di rinnovabili pari al 42%, è ancora per quasi la metà ottenuta con le centrali a gas. A fine 2021 alcune previsioni ottimistiche parlavano già della primavera del 2022 come momento di inversione di questa fase di rialzo dei prezzi. In realtà, come riportato davanti alle commissioni parlamentari riunite dal Ministro della Transizione Ecologica il 18 gennaio, le rinnovate tensioni geopolitiche al confine tra Russia e Ucraina appaiono un elemento in grado di prolungare ancora nel tempo questa fase di crescita delle quotazioni di gas. L'attuale situazione sembra dunque essere parte di uno scenario futuro che sarà comunque caratterizzato dalla forte variabilità del prezzo del gas. In questo contesto, la comunicazione in corso di esame rappresenta uno strumento con cui la Commissione europea ha elencato una serie di misure coordinate, sia di breve che di lungo periodo, che gli Stati membri possono adottare per affrontare la fase di incremento dei prezzi dell'energia. Le misure di breve periodo sono essenzialmente quelle già assunte o in via di assunzione dal governo italiano da giugno 2021 ad oggi e consistono, in estrema sintesi, in un rafforzamento degli interventi a sostegno delle categorie di clienti più in difficoltà e in un alleggerimento degli oneri fiscali e parafiscali che gravano sul consumo finale di energia. Tra questi ultimi figurano anche gli oneri di sistema, il cui effetto distorsivo della concorrenza sul mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica è stato già più volte evidenziato dall'autorità in segnalazioni con le quali ha invitato il legislatore a spostare detti oneri dalle bollette ad altre fonti di finanziamento. Le misure già adottate in tal senso, quali cartolarizzazione degli oneri di sistema, spostamento nel tempo del pagamento degli incentivi, eccetera, appaiono dunque doppiamente corrette e auspicabili, in quanto non solo attenuano gli effetti dell'aumento dei prezzi di energia, ma lo fanno anche attraverso la rimozione di un fattore che incide negativamente sulla concorrenza nel settore. Appaiono altresì corrette le misure relative all'utilizzo ai fini di riduzione dei costi di energia proventi delle aste CO2 realizzate sulla piattaforma ITS. Si tratta nel complesso di una serie di previsioni opportune e ben calibrate, soprattutto in un'ottica di breve periodo, di breve termine, che però non sono da sole in grado di eliminare la gravità del fenomeno dell'incremento dei prezzi di energia, il quale, dal livello delle comunicazioni, delle contrattazioni all'ingrosso, si sposta inevitabilmente a quello della commercializzazione al dettaglio. In una prospettiva più ampia, assumono rilievo cruciale tutti gli interventi funzionali ad una più rapida ed efficiente diffusione di un regime libero di mercato dell'energia, anche al dettaglio, nel quale i consumatori finali possono beneficiare degli effetti della concorrenza tra i fornitori. Tra queste rientrano senz'altro tutte le misure di sensibilizzazione e rafforzamento della capacità di scelta dei consumatori finali, al fine di consentire un sempre migliore orientamento di quest'ultime verso le offerte più vantaggiose sul mercato libero e le migliori opportunità di soluzione di efficientamento energetico.
Al tempo stesso, l'autorità, pur consapevole della delicatezza del processo, ritiene indispensabile che sia prontamente attuato un passaggio ben disegnato al mercato libero per l'utenza elettrica domestica. La fine del cosiddetto regime tutelato, fondato sulla regolamentazione tariffaria dei servizi da parte dell'autorità di regolazione, pur già decisa con l'indicazione di una data precisa nella legge annuale per la concorrenza del 2017, è stata, come nota, ripetutamente rinviata fino all'ultima recente modifica normativa che l'ha ulteriormente spostata per i clienti domestici al termine ultimo del 1 gennaio 2024, nonostante i numerosi interventi contrari a tali rinvii effettuati dall'autorità di concorrenza. Nell'attuale congiuntura di forte tensione sui prezzi, il mancato completamento del processo di definitivo passaggio al mercato libero ha sicuramente limitato per molti consumatori la possibilità di disporre di uno strumento importante per combattere l'incremento dei prezzi. Si pensi ad esempio alla possibilità di sottoscrivere contratti a prezzo fisso in una fase di forte crescita delle quotazioni come l'attuale. Nel documento in corso di esame, la Commissione richiama altresì anche la necessità di azioni strutturali di ampio respiro al fine di rendere il sistema di approvvigionamento degli Stati membri più resiliente alle fluttuazioni dei prezzi, che nell'ambito del processo di transizione ecologica intrapreso con decisione dai Paesi dell'Unione Europea si avranno anche in futuro. A fronte di tale criticità, tra le misure che la comunicazione della Commissione inserisce nel toolbox a disposizione degli Stati membri, sono inclusi anche interventi di carattere istituzionale consistenti nella riforma dei meccanismi di funzionamento dei mercati dell'ingrosso dell'energia elettrica e del gas. Si tratta di questioni molto delicate che attengono all'assetto istituzionale del mercato dell'energia europea, come si è sviluppato negli ultimi 20 anni e che necessitano di essere affrontati con grande attenzione. In tale contesto, l'autorità ritiene opportuno richiamare l'attenzione in particolare su due aspetti che sono oggi al centro della discussione e che si prestano ad avere ripercussioni sul funzionamento concorrenziale dei mercati. Sotto il primo profilo, nell'attuale dibattito sull'incremento dei prezzi di energia, da più parti si argomenta che per un'area come quella europea, dipendente dalle importazioni, in prevalenza dalla Russia, per l'approvvigionamento di gas naturale, aver perseguito un assetto di mercato basato su mercati a fronti sui quali scambiare il gas su base giornaliera sia stato un grave errore strategico. Tale giudizio negativo giunge ora e a seguito dell'eccezionale incremento dei prezzi dei gas sui principali mercati europei, incremento che si è ribaltato integralmente sugli utilizzatori, che l'hanno a loro volta passato sui prezzi praticati, ad esempio il prezzo dell'energia elettrica sulla borsa italiana. Un possibile intervento per camminare il prezzo del gas sarebbe dunque rappresentato, seguendo tale critica, da qualche forma di ritorno a un sistema di contratti a lungo termine, abbandonando il massiccio ricorso alle contrattazioni spot sviluppatesi negli ultimi anni. A tal proposito, l'autorità si permette di osservare quanto segue. In via generale, i mercati a fronte di energia molto liquidi che si sono sviluppati negli ultimi 20 anni hanno permesso la nascita di operatori non verticalmente integrati e hanno contribuito a dissolvere i precedenti monopoli nazionali. Inoltre, hanno consentito politiche diversificate di approvvigionamento da parte della componente più sofisticata della domanda. Reagire ad una fase eccezionale come quella attuale, con una modifica così importante del disegno di mercato europeo, che avrebbe costi significativi sotto il profilo concorrenziale, rischierebbe in primo luogo quantomeno di verificare se le attuali tendenze realistiche siano durature o meramente congiunturali. Inoltre, ed è questo un aspetto ancora più importante, una simile modifica appare anche poco opportuna se l'obiettivo è quello di ridurre i prezzi. Infatti, il ruolo stesso di fonte di flessibilità per il bilanciamento del sistema assunto dal gas nel contesto di transizione verso le energie rinnovabili tenderà a scoraggiare le forniture con contratti di lungo termine indicizzati al petrolio, che peraltro storicamente si sono mostrati più costosi dei contratti spot. Proprio perché nel medio-lungo periodo il prezzo spot del gas sembra anche più conveniente di quello a termine, non c'è un motivo cogente per intervenire in maniera artificiale sui contratti, ed è invece preferibile, nonché più coerente con un approccio concorrenziale, lasciare che il segnale del prezzo spot del gas eventualmente funga da indicatore per lo sviluppo di forme alternative o meno costose di flessibilità, che potranno a loro volta contribuire a attenuare la variabilità dei prezzi del gas o almeno la sua ripercussione sul consumatore finale di energia.
Ovviamente è necessario, alla luce di quanto sta avvenendo, rafforzare la resilienza del sistema rispetto a impennate inflazionistiche come l'attuale. E dunque appare utile, anche nell'ottica di proteggersi da un'eccessiva variabilità delle quotazioni, associare alle negoziazioni sui mercati liquidi anche una quota contratti di lungo termine che possano contribuire alla stabilità delle quotazioni. Appare auspicabile, ad esempio, promuovere iniziative, come tra l'altro annunciato dal governo, volte a legare una parte dei nuovi investimenti in impianti a fonti rinnovabili, con contratti di fornitura dedicati a un unico consumatore o a raggruppamenti di piccoli consumatori. Un altro tema molto delicato, connesso all'assetto istituzionale dei mercati di energia, oggetto di discussione nella fase attuale, è quello del meccanismo di formazione del prezzo di energia elettrica sul mercato nazionale. Da 20 anni il prezzo sulle varie borse europee di energia segue la regola del System Marginal Price, che prevede che il prezzo orario al quale vengono remunerati tutti gli impianti, le cui offerte di energia sono accettate sul mercato, è quello offerto dal cosiddetto impianto marginale, cioè dall'ultimo impianto che serve a coprire la domanda oraria. Da più parti si lamenta il fatto che in questo modo anche gli impianti di generazione a fonte rinnovabile, che hanno costi variabili molto vicino allo zero, ricevono come prezzo offerto quello dell'impianto marginale, che nell'attuale costo italiano è quasi sempre un impianto che utilizza il gas naturale come combustibile e che dunque risente del forte incremento delle quotazioni del gas. Sono state individuate una serie di alternative all'attuale meccanismo di formazione del prezzo dell'energia all'ingrosso. L'abbandono del meccanismo del prezzo marginale, il passaggio a un sistema in cui ogni impianto riceve per l'energia immessa sul mercato o il proprio prezzo di offerta, la fissazione di un margine massimo predeterminato che potrebbe ad esempio essere definito per categoria di impianto secondo la fonte energetica utilizzata, la limitazione del funzionamento del mercato giornaliero dell'energia solo per gli impianti alimentati a gas naturale, con gli impianti a fonte rinnovabile da contrattualizzare con contratti a lungo termine. Anche in questo caso l'autorità ritiene necessario procedere con estrema cautela ed evidenzia che ogni iniziativa di riforma, ove mai dovesse essere presa, dovrebbe senz'altro avere respiro europeo, anche al fine di evitare di incidere negativamente sul processo di interconnessione dei mercati nazionali, che a stavolta rappresenta un importante fattore in grado di calmierare il prezzo dell'energia europea. La Commissione europea, come indicata nella comunicazione in corso d'esame, ha dato mandato all'Agenzia dei Regolatori, EIR, di studiare la questione e quest'ultima, dopo un primo rapporto interlocutorio di novembre 2021, ha annunciato che ad aprile 2022 verrà pubblicato il rapporto finale. Ogni decisione relativa a una modifica così importante del sistema dovrebbe aspettare quantomeno l'opinione definitiva di tale organismo e le conclusioni che sulla base di questa dovranno assumere la Commissione europea. L'autorità, tuttavia, almeno in prima battuta, si permette di esprimere alcune perplessità in merito al superamento del metodo del System Marginal Price per la remunerazione dell'offerta sul mercato elettrico all'ingrosso. Il metodo, infatti, per i profili di interesse dell'autorità, in questi 20 anni, ha funzionato bene. Questo meccanismo ha rappresentato un incentivo implicito alla realizzazione di una nuova capacità rinnovabile, circostanza che incrementa la possibilità che in numerose ore del giorno il prezzo dell'energia possa andare a zero. Solo la capacità rinnovabile partecipa in vero al mercato, consentendo dunque maggiori risorse per finanziare impianti dagli elevati costi fissi e bassi costi variabili. Infine, in una prospettiva di medio periodo, in un contesto nel quale il problema da risolvere non è un aumento generalizzato irreversibile del prezzo di energia, bensì la sua variabilità, il System Marginal Price sembra più adatto per svolgere un compito importante, incentivando, attraverso l'accentuazione del segnale di prezzo, lo sviluppo di forme alternative di flessibilità, quali lo stoccaggio, le risposte lato domanda, le aggregazioni dei consumatori, eccetera. In effetti, al fine di contrastare le conseguenze negative della variabilità del prezzo dell'energia, appare particolarmente auspicabile la promozione di misure e strumenti che consentano di far fronte alla discontinuità della domanda e dell'offerta dell'energia e dei servizi di spacciamento, senza dover necessariamente ricorrere in maniera altrettanto discontinua al gas naturale, specie a quello di importazione. Tra queste misure assumono un grande rilievo i potenziamenti della rete di trasmissione elettrica nazionale.
Come già ricordato, l'incremento della quota di energia prodotta da fonte rinnovabile, che dovrebbe raggiungere il 65% nel 2030, grazie ai ricordati effetti benefici in termini di costo di produzione kilowattora, può rappresentare una delle modalità per affrontare la variabilità dei prezzi di gas. Nel contesto appena descritto e nei processi che dovranno avere luogo, potranno infine venirsi a creare delle criticità concorrenziali nei confronti delle quali l'autorità garante della concorrenza e del mercato è pronta a svolgere il proprio ruolo. In primo luogo, e nel breve periodo, l'esigenza di ribaltare sui prezzi di mercato i maggiori costi degli input energetici dovrebbe indurre condotte di tipo speculativo e di cartello sulle quali è necessario vigilare. A titolo di mero esempio, l'autorità ha appena concluso un monitoraggio nel settore del gas metano per autotrazione, che aveva avuto origine ad ottobre 2021 a seguito di numerose segnalazioni che lamentavano il forte incremento dei prezzi alla pompa con rincari anche sino al 100%. L'attività di monitoraggio è stata svolta dall'autorità in coordinamento con il MISE, tramite anche l'impiego della banca dati del Ministero sui prezzi dei carburanti per autotrazione e con il nucleo tutela dei mercati della Guardia di Finanza, che ha visto l'invio di numerosi questionari ai principali operatori che erogano gas metano per autotrazione. Sono circa 1.500 infatti in Italia i punti vendita sparsi sul territorio. Nello specifico, alla luce delle informazioni ricevute in merito alle condizioni contrattuali con cui i distributori di metano autotrazione acquistano la materia prima e tenuto conto in adeguata considerazione l'andamento sui mercati internazionali e le quotazioni del gas negli ultimi mesi, si è giunta alla conclusione che gli aumenti osservati, ancorché molto elevati, fossero giustificati all'incremento molto più elevato del costo di acquisto dell'input energetico e che non fossero rinvenibili nel caso di specifici fenomeni speculativi. In secondo luogo, in una prospettiva più di sistema, in una situazione come quella attuale, è compito dell'autorità di concorrenza far sì che attraverso la sua attività di applicazione normativa antitrust non vengano frapposti ostacoli da parte dei soggetti incumbent nei vari comparti delle filiere energetiche ed ambientali, allo sviluppo di modalità alternative di generazione di energia, di partecipazione all'economia circolare e che non si vengano a determinare accordi da intese che in nome delle politiche di transizione di risparmio energetico mettono in campo iniziative di facciata senza sostanziali benefici di tipo ambientale ed invece con potenziali rischi di aumento del prezzo a danno dei consumatori. Più nello specifico, l'autorità di concorrenza continuerà a vigilare affinché non si vengano a creare spazi per indebiti sfruttamenti di mercato sotto forma di abuso di eventuali posizioni dominanti o di accordi di cartello nella fornitura di quei servizi di bilanciamento della rete elettrica sempre più necessaria all'aumentare della quota di energia prodotta da fonte rinnovabile e non programmabile. Anche le possibili iniziative di acquisto congiunto di gas estero da parte di pool di acquirenti o di gestione coordinata degli stoccaggi, pure previsti nel toolbox comunitario, potrebbero dar luogo ad accordi tra operatori suscettibili di restringere la concorrenza rispetto ai quali, di nuovo, è necessario uno stretto monitoraggio da parte dell'autorità di concorrenza. Si tratta naturalmente dell'attività tipica di enforcement di un'autorità antitrust, che tuttavia in questa fase di transizione energetica e di incremento dei prezzi si colora di nuovi significati e che può determinare l'insorgenza di difficili scelte tra riduzione della concorrenza e sostenibilità ambientale, e tra quest'ultima e l'andamento dei prezzi. In terzo luogo, l'autorità continuerà ad assicurare, anche attraverso la sua attività di advocacy, al governo e al Parlamento che le più giustificate preoccupazioni legate all'incremento dei prezzi di energia e al conseguente effetto sui conti delle imprese e delle famiglie più bisognose non determinano come reazione un passo indietro nel quadro di settore, favorendo in particolare scelte di regolazione dei mercati dell'energia che allontanano il paese dal sentiero di liberalizzazione intrapreso all'inizio del XXI secolo e che ha sinora arrecato numerosi benefici in termini di numerosità dell'offerta, opportunità, disposizione della domanda e discesa dei prezzi. L'enforcement antitrust e la promozione di principi concorrenziali all'interno del quadro regolatorio non sono gli unici versanti nei quali l'autorità può esplicitare il proprio intervento per far sì che i mercati dell'energia funzionino correttamente, con benefici sostanziali per i consumatori e per le imprese.
Un importante contributo può essere dato dall'autorità anche attraverso l'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela del consumatore, le quali, come noto, non sono dirette ad incidere direttamente sul livello dei prezzi praticati, ma sono invece volte ad assicurare che i consumatori possano effettuare liberamente le loro scelte di acquisto sul mercato a riparo da indebiti condizionamenti o da prospettazioni ingannevoli. La considerazione di questo aspetto trova spazio anche all'interno della comunicazione sui prezzi dell'energia, laddove la Commissione richiama l'importanza di proteggere i consumatori in un contesto in cui non si possono escludere rialzi del prezzo dell'energia in futuro, e aggiunge che i consumatori dell'Unione Europea dovrebbero beneficiare di un elevato livello di tutela e di responsabilizzazione che permetta loro di avere un ruolo attivo nel mercato dell'energia, nonché essere informati meglio sui loro consumi energetici, sulle possibilità di ridurli e di cambiare fornitore per diminuirne i costi. In tale ottica, l'atto comunitario precisa anche che una parte importante del pacchetto gas che la Commissione ha in programma di adottare sarà costituito dal rafforzamento delle disposizioni a tutela dei consumatori anche per i mercati del gas. Al di là delle modifiche che potranno essere apportate al quadro vigente nel prossimo futuro, è di rilievo ricordare che questo è un versante sul quale l'autorità, nell'ambito della propria attività istituzionale a tutela del consumatore, da molti anni è impegnata, in particolare attraverso il contratto e il contrasto delle pratiche commerciali scorrette. Merita ricordare in particolare che sui mercati dell'energia nel corso del 2020 e del 2021 l'autorità ha svolto un'estesa attività di controllo che si focalizzava soprattutto sulla verifica della trasparenza delle offerte commerciali proposte sul mercato libero dai principali operatori del mercato. Ciò nella consapevolezza che la possibilità per i consumatori di comparare le condizioni economiche di fornitura di servizi e di selezionare le diverse offerte attraverso una scelta libera e informata costituisce la chiave del successo del processo di liberalizzazione e prima ancora la condizione sine qua non per consentire ai consumatori il corretto esercizio dei propri diritti in un settore caratterizzato da forti asimmetrie informative. Lungo tale linea di policy, numerosi sono stati i procedimenti condotti dall'autorità, a partire da quello concluso a maggio del 2020, avente ad oggetto l'accertamento di una grave pratica commerciale consistente nella fatturazione impropria di diversi oneri non dovuti dagli utenti, per arrivare ai 13 procedimenti istruttori conclusi nel luglio 2021 nei confronti di altrettanti professionisti aventi appunto ad oggetto la mancanza di trasparenza delle condizioni economiche di fornitura, le omissioni informative, la previsione di costi occulti e di oneri non dovuti dagli utenti, tutti suscettibili di determinare nel loro complesso un innalzamento del costo di fornitura di servizi di energia e di gas. Anche dopo la conclusione di tali procedimenti, l'autorità non ha smesso di monitorare le modalità di prospettazione delle condizioni economiche di fornitura di servizi di energia elettrica e gas. Avviato nello stesso mese di luglio, sei nuove istruttorie nei confronti di altrettante società del settore e ha svolto tre interventi di moral suasion. Il richiamo dell'ampia attività istruttoria condotta sul terreno della trasparenza delle proposte commerciali nel settore energetico indica con chiarezza la direzione finora seguita dall'autorità nell'adempimento dei propri compiti a tutela, del consumatore. Ancor più nell'attuale fase di rialzo dei prezzi di energia e nell'ottica di contrastare ogni condotta opportunistica delle imprese, l'autorità non potrà che continuare a mantenere alta la propria attenzione nel settore, utilizzando la competenza a tutela del consumatore in modo complementare e sinergico all'enforcement antitrust. La garanzia di un'effettiva trasparenza tariffaria delle offerte di mercato libero, pur non offrendo infatti una risposta immediata al problema dell'innalzamento dei prezzi di energia, pone i consumatori sicuramente nella condizione di poter comprendere il contenuto economico delle diverse offerte e conseguentemente di scegliere liberamente il proprio fornitore. Per questo, costituisce uno dei capisaldi per lo sviluppo di un mercato dell'energia concorrenziale e ben funzionante, in grado di produrre benefici anche sotto il profilo dei prezzi. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottoressa, prenda fiato perché è stata un'esposizione molto lunga e anzi avremo bisogno sicuramente di rileggerla perché c'è veramente tanto materiale inserito.
Io chiedo ai colleghi se hanno domande, perché ne ho una anch'io, e quindi chiedo ai colleghi se hanno domande. Allora, sì, ribadendo che mi riservo comunque di rileggere la nota perché c'è tanto materiale, quindi io mi ero preparato una domanda, magari in parte avete già risposto, però cerco di essere pratico. Naturalmente tutti quanti cerchiamo di evitare condotte di tipo speculative e cartelli vari su qualsiasi mercato. Adesso abbiamo chiaramente questa emergenza di prezzo gas che si è alzato moltissimo e diversi analisti di mercato, quindi non è solo, diciamo, un'opinione politica, ma ci sono diversi analisti di mercato che illustrano come ci sono alcuni operatori del settore gas che abbiano effettivamente accumulato dei guadagni piuttosto interessanti in quest'ultimo periodo di prezzi molto elevati. Allora, noi abbiamo visto adesso un parere, no, un parere, scusate, un provvedimento del governo sul decreto Sostegni-Ter, c'è un'operazione sulle rinnovabili che a mio parere è da rivedere, che va a recuperare degli extra profitti o cosiddetti tali. Nel settore del gas, però, dove sembra ci siano i maggiori profitti, non si è intervenuti ancora in questo senso, cioè di andare a recuperare eventuali extra marginalità, soprattutto di chi ha acquistato con contratti a lungo e quindi si trova ad acquistare gas a prezzo determinato anni fa molto più basso e a venderlo ora a prezzo molto più alto. Allora, di tutto quello che ci ha raccontato, mi interessava capire, voi avete già svolto un'attività di controllo per capire in questi ultimi mesi se ci sono effettivamente degli operatori, delle situazioni di mercato in cui c'è chi sta, conseguendo guadagni che per carità, nel regime di mercato sono in questo momento legittimi, però se stiamo chiedendo un sacrificio alla parte rinnovabile per rinunciare a una parte di extra profitti, dovremmo farlo, a mio avviso, anche alla parte fossile, che è quella che fra l'altro ha determinato l'aumento del costo. E quindi, se avete svolto un'indagine in questo senso, se eventualmente avete dei risultati, lei ci ha parlato adesso dell'indagine sulla parte autotrazione. Per carità, è una parte importante, ma non è tutto l'acquisto e l'utilizzo del gas. E comunque, se avete indicazioni di cambiamenti di comportamento da parte del rapporto tra consumatori e fornitore, se i fornitori stanno eventualmente cambiando il loro atteggiamento con nuovi comportamenti, e in questo caso se li ritenete vantaggiosi per la concorrenzialità del mercato. Collina? Posso rispondere? Ha terminato Un la attimo, fa domanda? facciamo, facciamo la, il giro delle domande, così poi eventualmente dà una risposta complessiva, poi eventualmente se c'è bisogno di integrarla con documentazione ce la invia. Quindi adesso il collega Collina, poi vediamo se ce ne sono altri. Sì, anch'io ringrazio per l'intervento. Poi rilevo così incidentalmente che siamo anche impegnati nell'esame del disegno di legge sulla concorrenza che interviene in vari punti relativamente al comparto energetico e quindi sicuramente su alcune cose avremo modo di confrontarci anche più avanti in modo specifico. Però la domanda che volevo fare è un po' questa, perché l'analisi, come diceva anche il Presidente, è sicuramente da approfondire nella lettura del contributo che ci avete portato, però a me sembra che il tema sia come sviluppiamo, come dire, come strutturiamo il mercato per gestire al meglio la transizione. Cioè, se prima l'obiettivo della transizione ecologica e quindi il cambio di paradigma che coinvolge il sistema produttivo e la sua competitività
riguardo questo aspetto così importante che è l'approvvigionamento energetico. Viveva, come dire, con una prospettiva come dire, non così fortemente orientata alla trasformazione, e quindi l'organizzazione del mercato e della concorrenza sul mercato, come dire, si confrontava con una stabilità di condizioni e non aveva questa variabilità di prezzi. Oggi che abbiamo spinto e stiamo spingendo l'acceleratore sulla transizione ecologica, vediamo degli effetti che come dire, vanno governati e che in realtà determinano delle forti incertezze, perché chiaramente la prospettiva di conclusione di utilizzo delle fonti fossili frena gli investimenti, ma pure ne abbiamo bisogno perché il gas è la fonte della transizione, e quindi si generano, adesso ho fatto solo questo esempio, delle dinamiche che facciamo fatica a definire se sono congiunturali o se sono strutturali. E quindi, come dire, siamo in mezzo al guado tra la necessità di tamponare la situazione con delle risorse, e gli interventi che stiamo facendo per ridurre il costo delle bollette rappresentano un'azione, ma dall'altra parte non facciamo azioni di investimento che diano delle risposte strutturali per i prossimi 15-20 anni rispetto alle fluttuazioni che stiamo vedendo. Ed è evidente che non potremo tamponare l'aumento delle bollette per tanti trimestri con questa dimensione finanziaria da mettere in gioco. Quindi il tema è un po' questo: come deve essere strutturato il mercato per accompagnare la transizione? Perché e con quale tempestività questa ristrutturazione del mercato va messa in atto? Perché se dobbiamo attendere che le norme siano europee, e dobbiamo concludere, diciamo così, le attività di monitoraggio dell'Europa, passano dei trimestri e magari le bollette rimangono alte. Quindi questo qui è un tema sul quale bisogna cercare di capire come intervenire. E io dico anche dove va posizionata la concorrenza in tutto il sistema. Questo magari lo discuteremo sul DDL concorrenza, perché per esempio i contenuti sull'idroelettrico mi sembrano inadeguati rispetto all'attuale situazione, perché mettere la concorrenza lì non è il posto giusto. E dall'altra parte mi chiedo anche, siccome è uscito, ho concluso, è uscito poco tempo fa il secondo rapporto dell'ARERA sui consumatori che abbandonano la tutela e vanno sul mercato libero, se questo, come dire, è un elemento sufficiente per dichiarare che c'è la concorrenza. Cioè, la concorrenza sta nel fatto che ci sono tantissimi operatori, o sta nel fatto che il sistema è strutturato in modo tale che garantisce una dinamica di riduzione dei prezzi complessiva, perché nell'attuale situazione ci sono tanti distributori che sono saltati. Poi noi non ce ne accorgiamo perché c'è, come dire, chi ha fatto contratti con rivenditori che saltano finiscono subito, diciamo così, nel mercato di maggior tutela, e quindi non ce ne accorgiamo, come invece succede all'estero. Ecco, credo che questi ragionamenti sul sistema vadano fatti per capire effettivamente quali sono le dinamiche di concorrenza, dove vanno posizionate per, in questa fase di transizione, determinare degli effettivi
diciamo così, delle effettive dinamiche di vantaggio per le imprese e in questo modo, diciamo così, per la competitività del sistema paese. Grazie. Grazie, altri interventi? Allora, le ritorniamo la parola, dottoressa, una risposta diciamo rapida, se poi pensate di dover integrare con un'integrazione appunto documentale, ce la inviate e la giriamo a tutti i colleghi. Prego. Allora, con riferimento alla prima domanda che mi è stata fatta, temi extraprofitto, fornitori, consumatori, in realtà come è stato illustrato praticamente nel mio intervento, è stato esplicitato chiaramente nell'ambito delle competenze che sono quelle attribuite all'autorità garante. L'autorità garante naturalmente effettua un'attività di monitoraggio sia per quanto riguarda i profili sul mercato, i profili che possono essere di natura concorrenziale che i profili di tutela del consumatore, che investono i rapporti tra fornitore e consumatore, che diciamo che è stato affrontato nella prima domanda. Naturalmente l'intervento dell'autorità non è direttamente sui prezzi, come già è stato esplicitato, ma riguarda, diciamo, le modalità con cui vengono date informazioni al consumatore, quindi la possibilità che il consumatore sia libero nella scelta e in questo modo anche di scegliere, diciamo, il fornitore e il prezzo più conveniente. Quindi in questi termini l'autorità può intervenire sotto il profilo della interviene già, come è stato visto per i procedimenti fatti nel 2020 e 2021, sotto il profilo della tutela del consumatore, i rapporti tra fornitore e consumatore. Per quanto riguarda l'assetto del mercato, il processo, il nuovo assetto del mercato verso il processo di transizione ecologica che stiamo, diciamo, vivendo e che è in itinere, evidentemente, come già detto, nell'ambito della propria competenza, l'autorità continuerà a monitorare le cose che ancora sta facendo, in merito ai quali l'attività di monitoraggio, naturalmente non posso, i dati dell'attività di monitoraggio in essere allo stato non possono essere condivisi. Ad ogni modo, l'autorità di concorrenza verifica se, diciamo, questo ribaltamento, l'esistenza di condotte speculative o accordi tra imprese che possono in un certo modo, diciamo, essere riconducibili a questo aumento dei prezzi sul mercato e che sia stato alterato, diciamo, attraverso accordi o cartelli oppure eventuali abusi di posizioni dominanti sul mercato e anche in sede di approvvigionamento degli input, l'autorità di concorrenza monitora affinché praticamente, diciamo, gli incumbent sul mercato non possano attraverso accordi vietare o in certo senso impedire, alterare questo processo di transizione ecologica che naturalmente l'autorità di concorrenza diciamo, accoglie con favore, seguendo naturalmente quelli che saranno gli sviluppi e l'evoluzione sul mercato, i profili di concorrenza che rientrano nell'ambito della competenza dell'attività istituzionale svolta dall'autorità. Grazie dottoressa, allora la salutiamo, le auguriamo buon pomeriggio e proseguiamo con i lavori della Saluto Commissione. tutti e auguro buon pomeriggio a tutti. Buon Grazie. lavoro. Per la scrittura di